Omaggio allo scrittore Salvatore Gotta, all'anagrafe Salvatore Gotta, nel 135 anniversario dalla sua nascita. Nato a Montalto d'Ora nel 1887, quest'autore dall'inesauribile vena artistica di fama nazionale ed internazionale verrà ricordato con una serie di eventi di arte e di letteratura promossi dall'11 al 20 novembre dall'Associazione Luci, presieduta da Ennio Pedrini, con svolgimento fra Ivrea e Borgo Franco di Ivrea e con il coinvolgimento anche delle province di Vercelli e di Alessandria ed una tappa dedicata a Valmacca in particolare, dove il 18 agosto 1971 Salvatore Gotta ricevette la cittadinanza onoraria. Il Festival Letterario è stato presentato a Palazzo Ghirini ad Alessandria alla presenza di Giampaolo Lumi, consigliere provinciale delegato al turismo, di Piero Bovio e Anna Maria Brovero Boselli, rispettivamente sindaco e assessore comunale di Valmacca. Quest'ultima ha ricordato che all'epoca la maestra faceva leggere a scuola Il piccolo alpino di Gotta. La kermesse letteraria prenderà il via l'11 novembre alle 10 a Crescentino con un incontro con gli studenti dell'Istituto Calamandrei di Luciana Banchelli. Il secondo evento, sempre l'11 novembre ma alle 18, si svolgerà al Teatro Comunale di Valmacca. Massimo Iaretti, consigliere delegato alla cultura dell'Unione Valcerrina e coordinatore dell'evento per Alessandria e Vercelli, modererà la conferenza intitolata Salvatore Gotta, cittadino onorario del Comune di Valmacca, incentrato sull'antologia Gotta, con letture tratte da Addio Vecchio Piemonte, il suo romanzo ambientato proprio fra Casale Monferrato, Valencia, Valmacca, Pomaro, ai tempi della seconda guerra d'indipendenza. L'evento in specifico della provincia di Alessandria riguarda Valmacca perché il nonno materno di Salvatore Gotta era il medico condotto di Valmacca. Per questo, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, verrà effettuato un convegno per ricordare questo momento e il fatto che nel 1971 venne insignito della cittadinanza onoraria appunto del comune di Valmacca.